In momenti quali l'assemblea degli industriali di Verona si rischia di sentire e sentire dire le solite cose, ma l'occasione era ghiotta per vedere a confronto due emergenti della scena politica attuale, quali Flavio Tosi e Matteo Renzi, rispettivamente sindaco scaligero e di Firenze. Riservato e determinato l'uno, sfrontato e guascone l'altro. Un'assise con partecipazioni illustri come la virologa parlamentare Ilaria Capua, impegnata nella battaglia per trovare spazio e fondi alla scienza, o il numero uno di Confindustria. Questo paese deve ripartire dall'impresa manifatturiera, perché soltanto noi possiamo creare il lavoro, occupazione, lavoro se siamo capaci tutti assieme di ritrovare la crescita. I cittadini e gli imprenditori concordano, gli intervenuti sono stanchi di parole. Chiedono fatti come l'abbassamento dello spaventoso carico fiscale, uno snellimento della burocrazia e soprattutto un nuovo entusiasmo ispirato da una politica non più litigiosa e inconcludente. Se un mio avversario fa una proposta di buon senso, mi siedo al tavolo, magari se è migliorabile la discuto, ma l'accetto, non è che a prescindere a priori gli dico di no. E quindi forse su questo, se a Roma le cose funzionassero diversamente, ovvero sia si valutasse il merito anziché la provenienza politica delle proposte, forse si farebbe un po' di strada in più. Credo che il Paese e anche gli imprenditori si aspettino questo. Spero che sempre di più la classe politica venga dall'esperienza concreta dei sindaci, dall'esperienza amministrativa, però naturalmente sono due partite ben diverse. Lui se la gioca nel centrodestra e nella Lega, in bocca al lupo, e noi ce la giochiamo nel centro-sinistra. Io credo che il più grande fallimento del centrodestra e della Lega sia stato che in questi anni ha parlato tanto di federalismo e poi non ha fatto sostanzialmente niente. Hanno parlato tanto di Roma ladrona, ma poi quando i leghisti sono andati a Roma si sono trovati bene.